Sergio Mattarella è stato per settimane il protagonista assoluto dei notiziari politici italiani. Tra i continui richiami all'ordine, le consultazioni che si susseguivano senza sosta negli uffici del Quirinale. Oggi torna a farsi notare in una maniera ben diversa, presentando una lettera a sorpresa agli studi di La Sette. Durante Propaganda Live, programma satirico in onda sulla rete di Urbano Cairo, il presidente Mattarella ha inviato una lettera al conduttore del programma, Diego Bianchi, in arte Zoro, che ha voluto leggerla davanti a tutti. Gentile Diego Bianchi, ha scritto il capo dello Stato, la ringrazio per la richiesta di intervista che, con una punta di rammarico, non mi è possibile fare. Colgo questa occasione per esprimerle il mio apprezzamento per la trasmissione, anche per come ha seguito, con sguardo scanzonato ma mai banale, la complicata fase delle consultazioni per la formazione del governo. Quando mi è stato possibile vederla, purtroppo non di frequente, mi sono davvero divertito. Invio a lei e a tutti i suoi collaboratori gli auguri di un buon lavoro. Parole di sicuro apprezzamento quelle inviate al programma, ma che portano con sé una postilla finale a sorpresa. PS, farò riparare la porta della sala stampa. Il riferimento è alla porta della sala alla vetrata del Palazzo del Quirinale, sulla quale Zoro ha spesso ironizzato durante le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Inutile dire che Twitter è esploso in apprezzamenti nei confronti del Presidente della Repubblica. Non mancano espressioni di affetto come «Sergione, sento di volerti tanto bene», e accorate richieste di aggiustare la porta, tanto che c'è chi ha voluto ritrarlo all'opera mentre ripara il tanto incriminato uscio. Sicuramente con questo suo intervento Sergio Mattarella ha saputo mostrare ancora una volta il suo volto umano al pubblico italiano, mettendo per un attimo da parte la sua immagine austera, facendo sorridere tutti i telespettatori di Propaganda Live. Un attimo che forse rivedremo venerdì 22 giugno, quando andrà in onda una puntata speciale della trasmissione che riproporrà il meglio di questa prima stagione.